Benvenuti a tutti in questo gameplay su Rome Total War 2. Oggi combatterò contro la fazione Cartagine e ovviamente userò i Romani. Allora, per questo scontro ho optato di diverse unità, che sono tutte uguali. Ho preso circa 6 legioni da 5 corti ciascuna, di corti di aquile, circa 6 corti di aquile, e vabbè, tutto il resto corti di evocati, perché mi andava di cambiare, sempre usare le corti, il veterano non è sempre un'idea migliore. Inoltre ho visto che anche le corti di evocati sono molto potenti, il che è abbastanza bello. Or dunque, facciamoli correre un po' meno, andiamo a vedere l'armata in movimento. I miei soldati sono possenti. Pioggia, luna e alberi. Se il bastardo avesse voluto prendere picche sarebbe stato fottuto, ma da quanto ho visto ha preso battaglioni sacri ovunque. Non saprei veramente se è un bene. Inoltre, avendo tolto vegetazione alfa attiva, cosa di cui mi sono accorto troppo tardi in effetti, non dovrei più vedere quei cazzo di cespugli fatti di triangoli neri, il che è veramente un bene, perché cazzo odio i fottuti cespugli di triangoli neri! Che belli i miei legionari. Elmo di tipo italico. Penso di tipo primo. Ce ne sono di diverso tipo. Però alcune corti si muovono più veloci di altre. Sarà perché sono più leggeri. La bella cavalleria. Andiamo a vedere il mio bel legato. Sono tutti belli. Ok. Sembrano essere in formazione. Or dunque, le regole sono niente artiglieria, niente elefanti, niente carri e vabbè, niente berserker. Lui ha deciso di utilizzare i fondi ultra e va bene, usiamo i fondi ultra ma facciamo armate enormi ed è ciò che ho scelto. Allora, ciò che voglio fare, cioè ciò che ho appena fatto, è fare una doppia linea di legionari con dietro arcieri e cavalleria. Cosa dovrei fare? Avanzare con la prima linea di legioni, portarla qua davanti e vedere come reagiranno i nemici. La seconda legione avviciniamola. Sì, seconda legione, seconda linea di legione avviciniamola solamente. E la cavalleria teniamola esattamente al centro. Ma credo che sarebbe una brutta idea, quindi manderò 3 unità di cavalleria alla destra delle legioni e 2 a sinistra. Non chiedetemi perché da una da una parte 1 e dall'altra parte 2. Veramente non saprei rispondere. Sono a corto di cavalleria, ma non di fanteria. Oh cazzo, perché li faccio correre così? Si stancano. Maledizione a me, perché non me ne sono accorto in tempo. Ok. Credo che la sua idea sia semplice. Secondo me mi manderà fanteria e cavalleria da questa parte. E penso di aver visto qualcosa di qua. Perciò ho avuto la magnifica idea, la quale in realtà è molto stupida e semplice, proprio adesso l'ho avuta, di dividere le legioni di nuovo. Tenendo conto che ho 6 legioni, posso far 3 legioni da una parte. Aspetta, quindi... no, che cazzo dico? Sono scemo io. Ho mandato 6 qua e 6 qua. Quindi sì, sono 3 legioni da una parte e 3 da un'altra. Quindi questa è la prima, questa è la seconda, questa è la terza. E come cazzo faccio a dividerle? Posso mandarne... sì, ho un'idea. Mando una legione di qua. Così. Lascerò la seconda nel mezzo. E la terza la mando di qua. La seconda, appunto, la lascerò qui nel mezzo per proteggere il generale. Perché non si sa mai, potrebbero attaccarmi. Or dunque, osserviamo. Forse non ho fatto una buona idea, cioè non è stata una buona idea scegliere di farla di notte la battaglia. L'imboscata può davvero avvenire. Guardate, cerbiatto. Sì, scappa Bambi, scappa! Abbiamo trovato la cena. Or dunque, mandiamo avanti i legionari. Piano questa volta, perché mi sono rotto i coglioni di vederli correre. Piano. Prepariamo gli arcieri in vari casi. Ma andiamo avanti insieme a quella l'altra legione, giusto giusto un poco. Ma andiamo queste due cazzo di cavallerie di qua. La eccoli là,
Picchieri africani. Cazzo, li hanno presi i picchieri alla fine. Vedo che li tengono pure fuori dallo scontro. Ho fatto bene a dividere in due la legione, ritengo, allora. Ok, mettiamo di qua. I loro picchieri africani sono il problema. Non un, ma il problema. Non sono bravo per nulla contro i picchieri. Ve l'ho già detto. Temo che non vogliano farmi poi un'imboscata. Non ne sono sicuro. Che cazzo, li hanno mandati tutti indietro? Vediamo un po'. Cavalleria nobile. Picchieri picchierosi. Hanno lasciato qua degli spazi. Picchieri africani. Cazzo, ma quanti... tutti i picchieri hanno preso! Oh mio Dio, non l'avevo visto! Pensavo fossero tutti battaglioni sacri, invece sono tutti picchieri. Oh merda. Ok. Facciamo avanzare avanti allora la prima linea di legione. Di qua. Non si sa mai. Potrebbero comunque tentare di attaccarmi. E non lo gradirei. Dunque, mandiamo un poco indietro questa. Questa lasciamola lì, cazzo, che sta bene lì dov'è. Vediamo com'è che ho fatto. Sì. Mettiamo di qua questa. E attendiamoli. La legione qua la mettiamo in mezzo. E uniamo tutte le unità di cavalleria che ho. Prima, come ho detto, bisogna assicurarsi che noi possano attaccare. Ma hanno notato che sto arrivando di là? Sì, hanno diviso in due l'esercito anche loro. Bisogna solo capire come e dove. Ok. A questo punto c'è solo una cosa da fare. Mandare la seconda linea di legione di qua. Insieme alla cavalleria per che ci sono i picchieri. E la prima linea di legione manteniamola qui. Facciamola avanzare ancora un poco. Non correte, non correte, c'è tempo. La seconda, la prima linea invece di qua. Per occuparci dei battaglioni sacri nel caso che venissero a farci visita. Il generale starà con la prima linea. La seconda linea dunque dovrà far tanto casino. Ok, ora sanno con che cosa hanno a che fare. Figli di puttana, non ci provate nemmeno. Che gran pezzi di merda. Beh, però sono io quello favorito al momento. Cazzo, ho sbagliato. Sono proprio dei ritardati. Perché non chiudono i ranghi? Perché non serrano i ranghi? Quanta cavalleria. 7 unità di cavalleria. Questa cos'era? Cazzo. Forse era cavalleria nobile. L'hanno fatto alla fine. Hanno serrato i ranghi. Ma li hanno serrati male. Credo che comunque sarebbe uno spreco di tempo avanzare e attaccare. Hanno gli arcieri e ne hanno tanti. Perché devo beccarmi io sti minchioni? Oh mio Dio. Bene, a questo punto so io cosa fare. Perdere con onore. Chiudiamoli. Piano, chiudiamoli, chiudiamoli ma piano. Non hanno abbastanza arcieri per bloccarceli tutti. E non ce li hanno davvero. Mentre la mia prima linea di legione avanza, la mia seconda sta venendo qua a prenderli a calci in culo. Di qua questi. No, 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 piano anche voi, scusate. Ok. Sarà una cosa parecchio difficile, temo. Gli arcieri manteniamoli qua dentro. Picchieri ovunque. Come se avesse saputo. Oh mio Dio, ecco qua il loro trucchetto. Cazzo, 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 cazzo. Cioè, nonostante le mie coorti siano più potenti, queste hanno un'ottima difesa corpo a corpo. Oltre al fatto che hanno un morale della Madonna. Poi hanno tutta questa cavalleria che è potente, per l'amor del cielo. Bloccarli sarà difficile. Vediamo se fanno qualcosa. L'unica mia speranza ormai è che avanzino. Si stanno mandando delle truppe per chiudere questi ranghi, credo. Or dunque, osserviamo bene. La loro formazione potrebbe finire col diventare questa. Inoltre dietro hanno questi. E la cavalleria. Se io facessi così le mie due linee di legioni, potrebbero attaccarmi, aggirarmi e attaccarmi così. La cavalleria potrebbe inoltre attaccarmi qua. Sono nella merda, signori! Perché devo trovarmi questi giocatori del cazzo?
3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 unità di no. Sono pochi quelli del battaglione sacro. Il resto sono tutti fanteria libica. Ok, non posso metterli in formazione testuggine, me li massacrerebbero. Ok. A questo punto l'unica cosa da fare, come ho detto, è tentare il tutto e per tutto, attaccare questi, ed eliminati questi siamo già abbastanza avanti. Formiamoci bene la nostra linea, perché questi scemi mica sono scemi davvero, sono molto più che scemi. Pensano davvero di poter arrestare la potenza romana con delle semplici falangi? Possono arrestare me, ma non la potenza romana. È come se possono arrestare me, cazzo, però. Li hanno messi su base larga. Possono farmi un attacco con i picchieri. Sì. Potrei attaccarli dal fianco io i suoi picchieri di merda. Ok, posso mandarli tutti in crisi. È l'unica cosa da fare. Però ho paura che potrebbero comunque mantenersi abbastanza forti. Ok. Non me ne frega un cazzo che hanno scoperto le unità nascoste. Più che onestamente, ok? Ok. Voi mantenete la linea. Nel frattempo. Ok, così abbiamo già fottuto un po' i suoi fianchi. Ora dobbiamo stare attenti alla cavalleria. Bene. Però, devo ammettere che mica sono tanto intelligenti, Si sono già fatti fottere in pratica tutto. Sì, abbiamo già distrutto la loro formazione. Ok, soldati, avanzate e finite il lavoro. Voi aspettate, però. Cazzo, voi dovete aspettare. Ok, vedo che hanno deciso di attaccare anche loro. Odio usare la frusta. Lo odio davvero, onestamente. Ma la uso sempre. Sapete perché uso la frusta? Perché i romani non avevano la frusta. Ogni legionario la sua frusta del cazzo. Non ce l'avevano la loro frustina del cazzo da sadomaso. Ma quelli della Creative Assembly avevano bisogno della frustina del cazzo. Ok, porca puttana. Ok. Ok, cazzo se ce la possiamo fare, ragazzi. Cazzo se ce la possiamo fare. Questi tra poco potranno utilizzare di nuovo, oltretutto, il colpo sicuro. Sicuro, colpo centrato. Ok, direi che sono messi bene questi. I miei no. Ok, hanno ceduto. Cazzo, quanto sono merdosi i cartaginesi! Ecco perché odio usarli! Ok, attaccateli dietro. Voi andate a fottere questi. Cazzo, questi sono picchieri? No, sono opliti cartaginesi. Ok, questi li stanno già mandando in rotta. Qualcuno insegna a questo minchione come si usano le falangi. Io non le so usare, ma cazzo potrei aver fatto di meglio persino io. E non sto scherzando, io le falangi non le so neppure usare. Ok, attaccateli da dietro. A che voi? Almeno riparare. Andate. Questi possono già utilizzarlo. Questi tra poco. Ho intenzione di fotterli con il tiro pesante. No, aspetta. No, piove, non posso usare quello infuocato. Io volevo usare quello infuocato, sono uno scemo. Ok, arcieri miei cari. Andate a finire il lavoretto, che tra poco c'è da fare altro. Or dunque, per ora le cose stanno andando bene. Devo stare attento perché se girano le picche a loro favore è la fine. Ok, teniamoci pronti all'impeto della cavalleria. Andiamo a fermarli. Queste tre coorti inoltre dovrebbero comunque riuscire a massacrarle un po'. Questi cosa sono? Picchieri africani. Poveri minchioni, davvero, sono dei minchioni. Nel frattempo qua come sta andando lo scontro? Beh, i miei cari soldati sono qua, li abbiamo fermati. Direi che non ne usciranno vivi. Non ne usciranno vivi davvero. O dunque, mandiamo qua davanti il generale. No, non si sono preparati a dover in tempo.
Battimento in parità? Oh, ma certo. Questi sono 160 ancora. Porca puttana, lo so. Sono ancora potenti, bisogna muovere contro di loro. Perché se fanno in tempo a rigirarsi... E ce l'hanno fatta, cazzo, no, fermi. Aggirateli. Grazie, aggirateli, grazie al cazzo. Dopo attaccate questi. Ok. Non dovrebbero riuscire a prepararsi in tempo, ma temo per queste due coorti qua che ho io, eh. Queste due tiriamole indietro prima che me le bottano e non lo gradirei. Nel frattempo il combattimento a cavallo. Questi che cazzo fanno? Perché sono fermi? Porca puttana, vedete che c'è bisogno di aiuto? Voi state fermi. La loro povera cavalleria sta combattendo contro le mie coorti e le mie coorti gli stanno facendo un culo della madonna. Or dunque, osserviamo bene da queste parti invece come sta andando. Le cose stanno andando che è una meraviglia. Le mie coorti non solo sono riuscite a fermarli, ma inoltre non sono ferme, non hanno talmente tanti soldati quei minchioni che non li sanno usare bene. Io ne ho tanti, ma almeno li ho organizzati bene in tante belle coorti. I miei soldati non... ci sono quelli che combattono e quelli che sono fermi tranquilli, come potete vedere. E loro invece combattono tutti e prendono pure i calci in culo. Dove cazzo pensate di scappare voi puttane? Fermatevi. Non ho ancora finito di farvi il culo. Questi cosa sono? Picchieri. Cazzo. Però sono pochi. In ogni caso una carica dei miei legionari li stronca. Come combattimento in parità qua. Va bene. Io lo concedo. Mi stanno attaccando con le picche da lì. No belli. Cazzo, ma i miei legionari qua hanno preso un po' di calci in culo, eh. Voi invece andate, voi cavalleria, andate qua ad aiutare. Ok, hanno fatto un'enorme carica contro i miei di nuovo. Sì, va bene, non c'è problema. Vinceremo comunque, basta che ammazziamo il loro generale ed è finita. Direi che oggi lo scontro è mio ed è una grande, grandissima vittoria. Come in Rome Total War 1, con gli Spartani, coi minchioni hanno tentato di fare un quadrato di difesa per proteggere ogni lato, ma come potete aver visto, hanno fallito miseramente. E non solo, ora farò un massacro delle loro truppe rimanenti che sarà degno di canne. Sì, sfondate gli ultimi stronzi! Anzi, no, andiamo a prendere questi, tanto ormai non c'è più nulla se non un po' di miseri brandelli di carne di africani. Andate a prendere ciò che rimane di là. Voi, andate contro questi. E non ho nemmeno mandato in attacco il mio generale, né altro, no? Cioè, hanno schifo questi, punto. Hanno fatto cagare. Voi attaccate di qua. Là c'è ancora un'unità di opliti cartaginesi dell'ultimo periodo, no? Dove scappate? Ma dove scappate? Io mica ho finito con voi. Voi attaccate questi. Però ho perso parecchi uomini in questo assalto contro i loro soldatini qua. Devo dire che è stato bruttissimo. Cioè, una sconfitta del genere. Brutto scemo. Una delle nostre unità ha usato tutte le munizioni. Non mi importa che abbia usato tutte le munizioni. Finché le può usare ancora, le userà. E finché può combattere ancora, combatterà. Cazzo, sono mezzo andato anch'io. Questi li abbiamo lasciati andare via. Sto cercando di farli ritirare. Ma tanto c'ho ancora la cavalleria, posso prenderli quando mi pare. Ok. La battaglia sta volgendo il nostro favore. Non è che sta volgendo il mio favore, ormai è vinta, appunto. Non hanno più abbastanza truppe per fermarmi. Figurati per vincere. L'unica cosa che possono fare a questo punto è tentare di non farseli massacrare tutti in un modo disonorevole, ma non possono tentare di far nemmeno quello. Chiamiamo il generale a raccolta. Siete deboli. Nel frattempo pure le ultime cariche di cavalleria mortali, oserei sottolineare. Sì, li abbiamo mandati tutti in ritirata, questi ora voglio che voi li massacriate. Sì, vittoria decisiva, cazzo! Cos'è vittoria 10? Decima. Così finisce questo altro gameplay su Rome Total War 2. Come potete vedere dai numeri, la mia sì che è decisiva. Anche se non ho ucciso poco più della metà dei suoi uomini. È un bene. Ciao a tutti.